Cari, buongiorno. Come vedete siamo in questo apiario, l'apiario dell'ultimo video nel quale ci siamo visti. Adesso continuiamo con le attività lavorative. Noi qui stiamo controllando le accettazioni delle regine. Finora abbiamo visto solo una e non l'hanno accettata. Noi nel momento in cui verifichiamo che c'è qualche regina che non è stata accettata, guardiamo bene qual è la situazione, dopodiché smembriamo i telaini e aiutiamo le altre famiglie. Le stiamo portando tutte quante praticamente su 6 telaini. Quindi le regine queste qui sono state inserite mercoledì, non questo mercoledì, l'altra settimana. Quindi sono passate 7, 4, 10, 11 giorni. Quindi noi consigliamo di andare a guardare le regine una volta che sono state inserite, dopo una decina di giorni. Perché se si va prima si può intervenire in questo meccanismo delicato di accettazione delle regine, può succedere che possiamo compromettere la stessa accettazione delle regine, perché l'obiettivo è sempre quello, che quando andiamo a inserire delle regine, quelle devono essere accettate in modo che possiamo produrre appunto dei nuovi nuclei con regina. Allora, questo qui è un po' più spopolato, vediamo un po' qual è la situazione. Questo qui è quello che abbiamo fatto solo col miele. Vediamo intanto se hanno accettato la regina e poi ci rendiamo conto sul da farsi. Eccola qua, la regina è stata accettata. Questi nuclei con solo miele che li abbiamo fatti un po' velocemente si sono un po' spopolati. Allora in questo caso qua noi facciamo un'operazione di questo tipo qua. Restringiamo il nucleo su 3 telaini. In effetti questo qui pure su 2 telaini potrebbe andare bene. Due telaini, mettiamo il suo candito e chiudiamo. Diciamo che questa qua è una regina che è stata accettata, però in un modo o nell'altro la famiglia si è spopolata, e allora noi mo la teniamo su 2 telaini in modo che lei si riesce a proteggere e poi eventualmente valutiamo il da farsi, insomma, ecco. In questo periodo qua è molto difficile trovare delle regine, allora per la regina così può servire per fare qualche rimonta, qualche cosa, insomma. Allora, vediamo un po'. Questa qui invece è più popolosa. Speriamo che è tutto a posto. Non è che c'è proprio bisogno di trovare la regina, insomma, è importante vedere che ci sia della covata, dopodiché, insomma, siamo a posto. Ecco, qui c'è della covata e quindi questo significa che la regina è stata accettata. Eccola qua. Ok, comunque diciamo, già vedere che c'è della covata, insomma, già ci metteva in sicurezza. Facciamo così, ci mettiamo un telaino di questo da un lato e uno di questo qua dall'altro lato. Rimettiamo questo po' di candito, richiudiamo e richiudiamo. Allora, praticamente noi quello che facciamo è riequilibrare le famiglie, insomma, guardare un po' le situazioni dello spopolamento. Eventualmente qualche regina che non hanno accettato, recuperiamo i telaini, cerchiamo di capire qual è la situazione, se si stavano facendo una nuova regina, insomma. Adesso vediamo un po' com'è qui. Anche qui c'è covata.
Allora, quando voi verificate che ci state alla covata, non è che c'è bisogno che dovete per forza andare a vedere la regina, insomma, poi bisogna vedere, se avete due o tre casette potete pure andare a guardare, a trovare la regina, insomma, però nel momento in cui verificate che ci sta covata, siete già a posto, insomma. Vabbè, se la rimettiamo a posto. Prendiamo questo telaino qui, mettiamo subito quell'altro telaino qua che abbiamo recuperato da questa famiglia che si era spopolata. Può capitare che si spopolano, questo non l'abbiamo fatto molto lontano con lo sciame, quindi per quello si è spopolato. Eccoci qua. Qua già su 5 telaini. Telaini in più da aggiungere non ne abbiamo, quindi questa è su 5, la lasciamo su 5, sperando che appunto sia stata accettata. Ci sono stati dei periodi quest'anno che le accettazioni sono state molto scarse, ecco, quindi diciamo che se le accettano tutte, su 10 famiglie le accettano tutte e 10, siamo andati benissimo, 9, 10, poi se iniziano ad accettare 5, 6 sì e 5 no, 4, 5 no, allora diciamo che non è il massimo come operazione, come situazione. Ok, questa qua c'è covata, è stata accettata. Guardate, voi basta che guardate che c'è stata la covata in allevamento, è a posto, non è che andate più di tanto a disturbare, insomma, ecco. Poi magari fra 15 giorni, 20 giorni, fra un paio di settimane venite a guardare un'altra volta com'è la situazione, insomma, se procede bene, se non ci sono state delle sostituzioni. Ecco qua, vi rimettiamo questo po' di candito e richiudiamo. Guardiamo questi altri qua e poi ci salutiamo. E questa qua ad esempio vorrebbe già un altro telaino, per adesso la lasciamo così, poi eventualmente, intanto verificate sempre che viene accettata, perché pure che ci sono tutte ste api può essere pure che non è stata accettata. Noi ovviamente facciamo il tifo per l'accettazione, insomma. Ok, questa è stata accettata, guardate, si vede della covata, la covata in allevamento, insomma, piccoline, queste sono un po' più piccole le larve. Allora voi senza che andate a, sono comunque fasi delicate, anche se non inizia a sfarfallare, diciamo, il primo ciclo di covata, comunque è in una situazione delicata la famiglia, quindi disturbarla in che senso, guardarla solo nelle parti fondamentali che ci interessano, insomma. In questo caso qua l'accettazione è stata accettata, sì, bene. Questi sono quegli sciami che noi abbiamo fatto o con solo miele o con miele e. Allora guardate, questo qua è pure uno sciame di 5 telaini. 5 telaini, questi qua sono fatti solo col miele. Comunque non è spopolato perché ci stanno le api sui telaini, guardate. Quindi c'è anche covata già qui in questa parte qua. Quindi nel momento in cui voi vedete che ci sta covata è tutto a posto. Vediamo un po' giusto questo qua periferico da quest'altro lato. Questo qua è meno coperto dalle api, allora voi fate così. Questo qua è più libero. Fate così, stringete. Su 4 telai rimettete questo, si rimette questo qua, questo qua, no, o riapriamo questa qua o ce lo diamo a quattr'altra casetta, diamogliela a questo qua. Allora è molto importante quando si lavora con gli sciami
che ci sia una proporzione appunto tra la popolosità delle famiglie e il numero di telaini, insomma, ecco. Evitare telaini scoperti, perché ci possono essere delle situazioni in cui si può innescare un saccheggio. Solo per questo motivo qua. Questa qui c'ha una certa forza e noi glielo mettiamo a questo qua. Lì rimaneva presidiata, era elate senza api, ecco qua. 5 telaini, 4 telaini. Questi sono degli sciami, questi sono consumati tutto il candito. In generale quando consumano il candito vuol dire che c'è un movimento nella famiglia, insomma. Quindi è facile che l'abbiano accettata, però mai dire mai. Bisogna comunque andare a verificare. Eccola qua. La regina è qua. E quindi noi abbiamo visto la regina, li chiudiamo. Ecco qua. Dopo superata questa fase, insomma, iniziale dei 20-21 giorni, si può intervenire per portare qualche telaino di aiuto, insomma, o con covata o con miele, insomma, miele e polline, in modo da impernare degli sciami. Gli sciami per l'impernamento almeno 6 telaini dalle zone nostre, insomma, 5-6 telaini, quelle sono più o meno le dimensioni che noi consigliamo per invernare uno sciame. Poi se vai in Sicilia in posti caldi si possono invernare pure con 2-3 telaini, insomma, ecco. L'importante è che ci sia un numero di api che è in grado di termoregolare l'ambiente. Termoregolare l'ambiente significa che le api hanno la possibilità nella loro popolosità, nella loro vibrazione, insomma, sia di gestire la temperatura interna in raffronto alla temperatura esterna, sia di consumare il miele cristallizzato, insomma, perché quando diventano poche api non riescono neanche a mangiarsi il miele cristallizzato, il miele che c'è nell'alveare. Invece quando c'è una certa popolosità, pure 4 telaini belli popolosi con del miele, loro riescono comunque a termoregolare l'ambiente, a superare le avversità meteo, e quindi questa qui è stata accettata. Covata fresca da tutti e due i lati, 4 telaini. Queste sono famiglie pulite dalla lavarroa perché gli abbiamo fatto il trattamento, insomma. Ecco qua, vediamo questa e poi ci salutiamo, sperando che anche questa qui sia stata accettata, così chiudiamo in bellezza. Insomma, lavorare con dei nuclei su 4-5 telaini, 3-4-5 telaini ai quali inserire le regine è un metodo abbastanza collaudato, insomma, non abbastanza, è un metodo collaudato per garantire un'alta accettazione, insomma, perché comunque le api non sono molte, il feromone della regina si riesce a diffondere bene, ci sono diversi aspetti che favoriscono appunto l'accettazione, insomma, che è sempre il nostro obiettivo. Quando noi andiamo a comprare delle regine, inseriamo delle regine, è molto importante che vengano accettate, insomma. Sembra una cosa banale, però, insomma, non si può dare per scontato. Eccola qua. Quindi l'abbiamo vista, anziché andiamo a guardare che si è covata, se non si è covata. Va bene, possiamo ritenerci soddisfatti dell'accettazione di queste regine, quindi bene o male, insomma, il metodo è collaudato, verificato, e quindi abbiamo degli sciami su 4-5-6 telaini, 4-5-6 telaini con regina 2021 in fase di espansione, sono puliti dalla varroa. Questi qua poi vanno trattati eventualmente quando sarà novembre-dicembre, insomma, in blocco di covata. Devono solo essere aiutati un po'. La regina deve fare almeno 2 cicli di covata, 20-20-40 giorni, un mese e mezzo, 2 mesi, quindi settembre, ottobre, e poi diciamo che la famiglia è a posto pure per l'inverno, insomma, fino all'anno nuovo. Va bene, ci salutiamo, alla prossima, ciao!